Ha parlato di blackout della comunicazione la consigliera comunale Annalisa Petitto, che lancia strali contro l'organizzazione dell'ospedale Sant'Elia, soprattutto per ciò che riguarda la comunicazione con i parenti dei pazienti, partendo da quel cartello affisso sulla bussola dell'ingresso del pronto soccorso nel quale si danno orari e tempi per i parenti dei degenti. Non ci sta la Petitto, invoca maggiore organizzazione e soprattutto umanità nella gestione della sanità. Quello che dovrebbe essere un sacrosanto diritto all'ASP di Caltanissetta diventa richiesta di elemosina, richiesta di favore. Sì, perché le famiglie nissene, non solo di Caltanissetta, mi giungono notizie anche delle famiglie dell'intera provincia, sono costretti a districarsi chiedendo favori per avere le legittime informazioni sullo stato di salute dei propri parenti ricoverati. Non c'è nessun canale di informazione ufficiale che consenta alle famiglie di avere notizie quotidiane sullo stato di salute e di cura dei propri familiari ricoverati e non c'è nessun canale che consenta ai malati di avere notizie, di poter dare a loro volta notizie alle loro famiglie. Tutto questo è assolutamente inaccettabile anche in un periodo Covid, soprattutto in periodo Covid. Basti pensare all'enormità dei fondi giunti nelle casse dell'ASP, che avrebbero quantomeno dovuto consentire l'acquisto, per esempio, di un tablet o di uno smartphone per ogni singolo reparto o di dotare ogni singolo reparto di personale che si occupi proprio dell'informazione ai familiari. Tutto questo, oltre che essere vergognoso, è veramente l'ennesimo diritto calpestato, l'ennesimo diritto alla dignità calpestata.